Passeggiatina, solita passeggiatina prima di entrare. Iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da contribuire al suo sviluppo. Grazie. Eccoci qua ragazzi, bentornati in un nuovo video. Siamo davanti a questa mega villa gigantesca, vi faccio vedere. E questa è la parte esterna che si vede in retro. Qua c'è il portone bello che è spalancato. Siamo con Francesco di IBDF e poi c'è Teo. Ciao. Ciao poi raga. C'è Teo da qualche parte dentro. E niente, iniziamo subito, entriamo. Questo ingresso molto easy, finalmente ogni tanto ci va qualcosa di facile. Allora, iniziamo qua che cazzarole, proprio puntellato che sta per crollare il tetto qua. Bella roba. Ok. Ultimamente non c'è andato un granché con gli altri posti, o trovati chiusi o crollati o chissà cosa. Quindi qua ci aspettiamo qualcosa di carino. Qua vedo già delle gigantesche, ma veramente gigantesche botti di vino. Assurde, guardate quanto sono grosse, alte 3 metri almeno. Quindi anche qua, come in molte delle ville antiche, ci facevano del vino. E qua vediamo, vabbè, Francesco è un bel trattore. Ci si è rotto il piede? Mi sono fatto malissimo. Ok, stiamo attenti a questo pezzo di ferro che c'è qua, che già lui gli ha dato una bella botta. Ok, qua abbiamo un trattore fighissimo, 1200 Selectamatic, bellissimo, guardate ragazzi. Aia, oh, l'ho detto? Sì, vabbè, io poco perché ci stavo andando piano, stavo cercando con lo stinco dove fosse quel pezzo. No, no. Che me l'hai detto e stavo un attimo temporeggiando, però l'ho beccato lo stesso. Ok, guardate, deve essere, chissà di che anno possa essere questo trattore. Comunque è bello, bello vecchiotto, eh. C'è questo piccolo sedile in pelle, guardate. Volante, guardate, ci sono anche le chiavi attaccate, ragazzi. Guardate qua. Pensate, viste le chiavi attaccate? L'ho visto, sì, è fighissimo. Fighissimo. David Brown. Sarà una marca famosa che fa trattori, sicuramente, sì. Bellissimo. Qua dietro c'è attaccato questo carrello. Niente, qua continuano le botti, nient'altro. Andiamo a vedere dall'altro lato. Oddio. C'è questa roba qua, questo attrezzo gigantesco che non so cosa sia. Se qualcuno lo riconosce, scrivete, perché non lo so. Non so se è un pezzo che si attacca al trattore o cos'altro. Allora, andiamo a vedere di qua. Vino. Vino, vino, vino. Di qua. Qua, ragazzi, un altro macchinario per il vino. Qua tutti questi forni qua. Ragazzi, cosa ho visto? Ora vi faccio vedere una roba fighissima. Guardate qua, che chicca. Mamma mia. Ma che figa. Fiat 124 Sport blu, proprio un modello che all'epoca blu sportivo di allora. Ah sì, perché 124 Sport. Sì, poi la colorazione blu così, mamma mia. Che spettacolo, ma guardate in che condizioni era, eh. C'è solo sporca, ma oh, non ha neanche le gomme a terra. Se la porti a lavare poi è perfetto. Certo, ma non ha neanche le gomme a terra, c'è assurdo. No. Cioè, guardate qua. Guardate, è solo sporca, la vernice è perfetta, non ha una riga. Non ci sono solo le targhe, stranamente, vedi? Vero. Guardate qua, 124 Sport. Mamma mia, che bolide, ragazzi. Penso l'auto più figa. Mamma mia. Guardate qua, è aperta, dai. Porca vacca, ma non ci posso credere. Vado, senti che odore di pelle che c'è, ma è perfetta. Cioè, gli interni non hanno una riga, incredibile. Sono alcantara e pelle. Porca miseria. Che spettacolo, ma mai visto una roba del genere così, tenuta così in un posto abbandonato. Guardate la strumentazione qua, guardate tutto. 15.825 chilometri, cioè nuova, nuova, non ci posso credere ragazzi, guardate, è assurdo, guardate il volante che figo,
Bellissima, bellissima, guarda. Il mangiacassette. Mamma mia, ragazzi. Guardate le portiere, i pannelli. Stupenda. Cassettino. Cassettino, c'è la mappa. C'è la mappa stradale. Delle chiavi. Incredibile. Spettacolare. La leva del cambio, il freno a mano, cioè assurdo. È perfettamente funzionante il freno a mano. Mamma mia, ragazzi, che peccato, che peccato, mi piange il cuore. Beh, che dire, il video già è partito alla grande per me, perché fare una scoperta del genere è davvero favoloso. Usciti dal garage, proseguiamo su per qua il giardino, andiamo verso l'interno della casa. Qua c'è una vista fantastica del panorama e qua c'è un pezzo della casa, una parte. Qua c'è un'altra parte, devo dire che è veramente grande questa villa qua. Ora entriamo da questo portone, si va in cortile, penso, andiamo a vedere. Sì, qua abbiamo la facciata interna della casa. Qua boh, ci sono una marea di stanze aperte, la vediamo. Qua. Ok, questa è anche una sorta di, boh, di stalla, di garage, da capire. Qua c'è quest'altra stanza, che stanza, quest'altra parte tipo garage che è usato come magazzino. Qua ci sono un sacco di cose, di olio per la macchina, olio per le moto. Ci sono delle pentole. In realtà c'è una marea, ma una marea di oggetti, ragazzi. Di tutti i colori. Questa è una luce. Una cassa. Madonna, ci sono mobili accatastati ovunque. Porte di ogni genere qua. Sì, lo usavano proprio come deposito dei mobili, questa parte qua. Qui abbiamo una radio con le cassette, un piccolo boiler. Niente, finisce qua, in mezzo a tutti questi mobili. Qui abbiamo una parte esterna dove cucinavano, c'è un forno a legna. Magari ci facevano le pizze una volta. Proviamo a vedere qua cosa c'è. Anche qua sembra una specie di garage, officina. Cosa c'è di là? Ma in realtà nulla di che. Sì, qua sacchi di immondizia. Però si sale almeno quello. Sì, giornali. Qua un'altra parte, tutta questa parte non penso sia stata la parte abitata, se non tutte parti adibite a cantina o comunque a magazzino. Qua un'altra stanza con una stufa e dei mobili. Saliamo su dalle scale, andiamo a vedere il piano superiore. La bilancia, ma allora vediamo di qua. Wow, un altro mega stanzone vuoto. Sto posto sembra più un deposito di oggetti che una casa. Qua ci sono dei CD. Qua c'è un computer, due computer, ci sono delle casse, roba di Natale. C'è un frusaglio. Con quel balcone.
Ok, questo è il balcone che dà tutto sul giardino. Guarda questo, sto secchiotto. Andiamo di qua. Questa è un'altra parte della casa. Madonna, quanto pirulancio è qua. Porca vacca, questo è nuovo. Cioè, un tapirulà moderno. Che cavolo ci fa qua? L'ha fatto vedere qua, guarda. Incredibile. Un'altra stanza. Questo tavolino non l'ho già visto, questo mi sembra il tavolino dell'IKEA. Cavolo. Comunque tutta roba relativamente nuova questa, ragazzi. Non, guardate qua. C'è questa scatola dell'Asus. C'è di un portatile nuova. C'è di un... cos'è? Un portatile, un tablet. Comunque è nuova. Si capisce molto sta casa, la storia di sta casa. Qua libri buttati qua. Qua ci sono un sacco di documenti, fogli, riviste. Ragazzi, c'è un calendario del 2019. Direi molto recente. Qua c'è questa scrivania qua piena di oggetti. Qua c'è un portafoglio, qua ci sono delle foto. Ok. Qua ci sono delle foto da censurare di persone che probabilmente abitavano qua. Anche questo è uno scaffale dell'IKEA. Bagno. Che casino, ragazzi, mamma mia. Qua c'è una camera da letto. Ma questa parte c'è nuovissima della casa. Assurdo. Calendario del 2021. Ma com'è possibile? Boh. Molto strano. Qua c'è la cucina. Anche questa è completamente piena di oggetti. Cioè, hanno lasciato tutto. Davvero tutto. Là c'è ancora il televisore appeso al muro. Frigo, piano cottura. Questa addirittura la stringhe. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Guardate. Sembra che abbiano quasi iniziato a traslocare, ma poi abbiano lasciato tutto a un certo punto così e se ne siano andati. Andiamo ancora più su. Ah, siete qua, ok. Cosa c'è qua? Lì. Ok. Guardate questo! Ma cos'è tutta sta roba? Idroform, Gewulpert, magnese, full, sulfamido. Ma cos'è sta roba? Ma sono tutte medicine. Ma c'è uno scaffale pieno di contenitori strani. Boh. Qua un mobile antico pieno di piatti e di posate. E qua? Ma che strana sta casa, questa. Allora, a parte, guardate, però qua sembra vecchia, le pareti così sembrano vecchie, ma guardate il soffitto, cioè è perfetto. Guardate la legna, cioè è nuovo. Qua c'è una mega cucina a legna e muratura antichissima. Ma che strana. Dimmi qua. Un'altra camera. Mamma mia, ma che cavolo c'è? È piena di giornali, il farmaco. Rassegna di diritto farmaceutico. Quindi tutta roba che riguarda la medicina. Molto strano. Quindi avevano tutte le medicine là. Tutta questa roba che... tutti questi libri che parlano di medicine. E qui ci sono altre cose. Sono altre medicine, se vedete. Sono delle fialette qua. Polamidon,
non so cosa sia. Tutte medicine comunque vecchie, tipo vintage. Sembra quasi una collezione di medicine. Un altro bagno, cioè tipo le stanze sotto, alcune stanze erano perfette, queste invece sono vecchissime. Qua ci sono libri dappertutto e giornali ovunque. Qua botti di vino, marce. Ma guardate qua, che accatastamento di giornali. Questa è una collezione, sono tutti giornali francesi, Le Monde, 1990. Sì, sono tutte riviste francesi. Boh, per capire. Guardate quest'altra stanza. C'è un... Anche qua un sacco di giornali, qua c'è una scatola piena di timbri. Incredibile. Chissà che ci facevano tutta sta roba qua. Un'altra ancora. Ma... Porca miseria. Qua un'altra rivista francese del 68. E qua dove si va? Qua altri giornali anche qua. Tutti francesi, cioè è appartenuto a un francese sta roba, perché è incredibile, sono un sacco di cose francesi. Qua dove si va? Oddio, ma quanto è grande? Cioè qua ricominciano tutta un'altra ala della casa. Allora finiamo prima sotto. Mamma mia, ma che cavolo Quanti c'è qua? sono? Ma erano dei farmacisti, ci Farmacisti? sono un sacco di riviste che parlano di giornali che Anche, parlano di guarda roba questo, guarda farmaceutica. questo. Vai a leggere anche ai ragazzi cosa c'è scritto. Ecco il mortificante aspetto della libera professione del farmacista per i complessi ed assurdi adempimenti Sì, deve essere qualcosa di mutualistici. Sì, comico, no? Qualche vignetta comica sulla farmacia, una cosa del genere. allora, quindi questa è la prova che erano dei farmacisti, ma però tutta questa sembra quasi una collezione di Sì, medicine è antiche. assurdo quante ce ne siano. Là c'è anche un cassetto, si è visto, pieno di medicine, di scatole di medicine, ma vintage, tipo roba degli anni Adesso 70, faccio un giro anche 60, di sì. là, faccio un giro anche di là, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di quante ce ne siano qua? È una Pazzesco. collezione incredibile, anche vintage comunque. E poi oltre alla roba farmaceutica ci sono un sacco di giornali francesi, Eh cioè sì. di riviste, boh, Anche francesi. i libri, lì per terra ci sono dei libri sulla farmacia anche. Assurdo. Guardate qua. Ma che cavolo, è pieno di flaconi. Alcune di queste cose magari sono anche tossiche, non lo so. Incredibile. Qua ci sono delle sedie. Anche qua tutti i mobili comunque vecchie. Niente di là, si torna dove eravamo prima, quindi andiamo a vedere l'altra ala sulla destra. Andiamo a vedere quest'altro pezzo qua. Mamma mia, ma è veramente immensa. Ma qua sembra non ci sia, oltre un odoraccio sembra non ci sia niente. No. Ma cos'è sta roba? Sembra che si vada dietro al muro. No, è chiuso, boh. Ma che strana sta roba. Sembra ci sia una parte dietro che è isolata da questo pezzo della camera. Qua ci sono delle altre scale che non sono quelle di prima e che vanno comunque da un'altra parte. Allora. Qui un sacco di mobili aperti con... Cosa sono? Sono tipo delle tovaglie, delle lenzuola, non lo so. Porca miseria, quanto è grande. Guardate qua. Bella. Una macchina da cucire, una Singer. Perfetta, guardate in che condizioni. Stupenda. Questa è veramente tenuta bene.
c'è un po' di cacca di piccioni perché è tutto aperto, quindi entreranno qua alla grande. Qua altri mobili, mobili. Questo è pieno di coperte. Qua. Niente, qua la porta che sembra chiusa. Vediamo di qua. Altri mobili simili a quelli di prima. Oddio, ma qua ci sono una pelliccia sta roba. Boh. Ma sono di guardaroba giganteschi. Guardate questo, strapieno di roba. Ci sono giacche, cappotti. Incredibile. Qua per terra ci sono dei tappeti. Boh, ma assurda sta casa. Qua fuori la finestra penso ci abbiano fatto un nido, guardate. Eh sì, si intravede un nido. Qua un'altra camera adibita a guardaroba. Coperte dappertutto. Qua ci sono dei libri vecchi, antichi. Il nido dell'aquila. Le borse. Ancora a vedere qua. Questa piccola scaletta che porta ancora su, ma penso sia solo... Che schifo, ci sono dei cadaveri di piccioni. Oddio, ma dove porta? Mamma mia. Oddio. Quanta merda di piccioni, ragazzi. Incredibile. Al di là che è una figata, perché aspettate che allargo la visuale, guardate dove porta, sulla torretta. Porta su tutta questa torretta qua, fighissima, con una vista mozzafiato, stupendo ragazzi. Che casa. Andiamo a vedere giù. Ora scendiamo giù da qua, raga, che sono queste scale che portano in un altro punto della casa. Ma non ci credo, anche qua. Ma guardate quanti giornali. Sempre quello, Le Monde. Quella rivista francese. Quel quotidiano francese. Pazzesco, ma sei andato sulla torretta? C'è un punto sulla torretta che non sono andato. Una visuale pazzesca. Adesso vado, ma guarda qui. Che cos'è qua? Preparati perché anche... Dai. Mamma mia, guarda, c'è solo il pavimento in marmo. Oddio, ma non ci credo. Ma cos'è sta roba? Porca vacca. Ma guarda che figata. Cazzo, affanculo, mi ha fatto cagare addosso. Ma che figata è sta roba? Ma dai. Porca miseria, ragazzi. E ce n'è un altro, ce n'è un altro qua. Cioè, ma è imperiale sto angolo qua. Sto guardando, cioè non so cosa guardare. Guardate in alto, guardate anche il soffitto. Cioè, che stanze. Sono tutte affrescate. Porca vacca. I mobili, sti mobili sono strafighi, vecchi. Guardate i divani. Ziegler, Paris. Mamma mia, ragazzi. Guarda, non ho visto i pianoforti, ma questi mi sembrano, non lo so, un po' diversi da quelli che vediamo di solito, eh? Raga, incredibile. Incredibile, ragazzi. Sono emozionato. Ma... cioè, è pazzesca sta roba. Ma guardate che pianoforte. Guardate la lampada, fighissimo. Parole, ragazzi, non me lo sarei aspettato minimamente. Qua c'è una stufa, comunque proseguiamo per quanto ci facciamo prendere dall'entusiasmo. Continuiamo a guardare questi magnifici disegni sulle pareti. Qua c'è un tavolino con dei libri. E qua... mi spavento da solo con la mia ombra.
qua c'è una camera da letto. Mamma mia. Guardate, ci sono due letti singoli. Qua i mobili, anche qua ci sono mobili decisamente più antichi e più valorosi rispetto alla parte sotto della casa. Incredibile. Mamma Mamma mia, guardate. Cioè, ma quanto ci sta sorprendendo sta casa? mia! Assurdo, ma ogni stanza sempre di più, Cioè, la parte sopra è incredibile. Sì, rispetto a quell'altra. Cioè, guarda qua che mobile! Qua c'è un libro di Quanti Totò. libri! Sì. Cos'è questo? Giuseppe Verdi, La vita e le opere. Che Ragazzi, figo. qui è un sussulto. Cosa? Dico, sento gli allarmi, viene un sussulto. Guardate questa cassettiera che bella che è. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Oddio, ma dai, una meglio dell'altra, ste camere. Cioè, vi allargo la visuale, guardate qua. Che spettacolo, che camera antica. Miseria. Qua c'è questo guardaroba gigantesco, guardate il lampadario che bello. E il letto. Qua com'ho. Di nuovo qua. Gli uccelli hanno fatto un nido. Qui c'è questa specchiera che è qualcosa di favoloso, davvero. Che mi fa impazzire, guardate. C'è lo specchio che a cui perni là e gira su se stesso. Mamma mia, che figo, ragazzi. Incredibile. E questo set di spazzola, forbicine, sapone, profumo. Stavo notando questa cosa qua che non riesco a capire cos'è. Se qualcuno di voi lo sa, scrivetemelo nei commenti. È una sorta di, tra virgolette, valigia. Ops, che si apre. È tutta così dentro, tipo in tessuto. Da tutti questi scomparti qua. Non so cosa potesse servire. Boh. Adesso proseguiamo da questo lato. Mamma mia. Mamma mia, ma guardate che scalinata, ragazzi! Questa sembra, cioè, una roba di un castello, non di una casa. Cioè, guardate tutto qua com'è fatto. Io vedo un attimo giù, perché da quello che ho visto è veramente gigantesca e io non so come faremo a vederla tutta. Vi giuro che non mi aspettavo fosse così grande e bella. Mamma mia, un'altra sala da pranzo qua. Qua c'è un tavolo, dei mobili, anche qua con un sacco di roba dentro. Un'altra cucina. Ah, io cioè, vorrei capire in quanti ci vivevano in sta casa. Guardate qua, facciamo questa parte qua abbastanza veloce perché sennò non facciamo in tempo a vedere tutto. Mamma mia, anche qua. E qua ci sono. Oh, c'è di tutto, davvero. Qua c'è un bagno piccolino, pieno di roba. Qua sono più che altro roba tipo barattoli e piatti per la cucina. Qua un'altra cameretta stupenda. Qua c'è un albero di Natale piccolino, ancora addobbato. Qua ci sono tutte cose che riguardano Natale, guardate, c'è un angioletto, un altro piccolo albero. Incredibile. Proseguiamo di qua. Anche qua è pieno di libri, ragazzi, di libri e riviste ovunque. Cioè, non lo so, erano accumulatori di riviste. Porca miseria, guardate sta stanza. Cioè, c'è il finimondo. Comunque, tanta tanta roba francese. Oddio. Incredibile. Qua c'è un'altra camera da letto. Mamma mia. Completamente sommersa dai libri, ragazzi.
Guardate qua. Incredibile, non si riesce neanche a camminare. Sono liberi ovunque. Qua ci sono ancora un sacco di medicine, come vedete. Davvero un sacco. Boh, facciamo quello che riusciamo, vediamo. Porca miseria. Si riesce anche a stare in piedi. Giornali qua. Un bagno, ok. Un bagno con una porta che sbuca anche di qua. Questa parte qua finisce dove ci sono due pianoforti, quindi andiamo a vedere di là. C'è un labirinto ragazzi, a tutti gli effetti. Ragazzi, poi oscurerò questo, tutti i dati, ma c'è praticamente un assegno bancario di lire 180.000, non so di che anno perché non riesco a vedere nessun anno, intestato a un istituto di suore. Incredibile, quindi una donazione, penso sia stata una donazione a questo istituto di suore. Ecco, ho visto la data, 1973, incredibile. Proseguiamo di qua. È un peccato non poter guardare tutta la roba una per una, ma davvero ci vorrebbe una settimana perché c'è di tutto. Guardate qua un altro pezzo, qua ci sono due poltrone, una stufa. Qua c'è un bagno, anche questo è decisamente più nuovo. E qua addirittura c'è il rasoio. C'è un accappatoio qua appeso ancora. Mamma mia. Qua ci sono. C'è un'altra camera da letto qua. Anche questo è in stile molto molto vecchio, come vedete. Sono tutti mobili antichi. Qua. E qua. Pazzesco che il letto è ancora perfettamente fatto. Con le coperte, le federe, i cuscini e tutto il resto. Guardate che bello. Qua c'è il lampadario. Qua dentro c'è un altro rasoio per fare la barba. Vediamo qua che è un'altra camera da letto. Guardate anche questo mobile qua quanto è bello, cioè guardate che disegni che ha. Cioè è favoloso. Madonna mia. Qua un altro letto. Vedete la struttura del letto è identica al guardaroba. Qua ci sono di nuovo un sacco di libri. Ma c'è letteralmente una collezione di libri comunque. Anche questa cassettiera qua, vedete? È incompleto col resto della camera da letto. Ok ragazzi, siamo usciti, anche l'esplorazione di oggi finisce qua, anche questo devo dire che credo anche questa è una delle più belle che abbiamo mai fatto, poi le immagini parlano da sole, avete visto, un sacco di roba antica, un sacco di roba veramente bella, quelle camere su con gli affreschi, i pianoforti, davvero davvero tutto bello. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi le vostre opinioni. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!
Ah ragazzi, dimenticavo, uscendo da qua abbiamo incontrato una signora col figlioletto che passava di qua, stava facendo una passeggiata e ci ha un po' raccontato la storia di questa casa qua, di questa villa. E ci ha detto che, come avevamo già capito noi, è appartenuta a un farmacista che tra l'altro ha ancora un'attività qua in zona ancora attiva. E questa diciamo che era appartenuta ai parenti più anziani che sono morti e quindi hanno lasciato tutto nello stato di abbandono in cui si trova adesso. Perché penso che comunque mantenere una roba del genere abbia davvero un costo molto alto. Ci ha detto tra l'altro che in vendita circa 1 milione di euro, quindi capite anche voi che penso che questa villa rimarrà così per l'eternità, perché 1 milione di euro comprarla più altrettanti o forse anche di più per ristrutturarla, quindi purtroppo farà una brutta fine così, questa villa rimarrà qua così abbandonata penso per sempre. Niente ragazzi, stavolta è davvero tutto, ciao!